Fondo Italia con Giulia Murada al termine di una stagione un po' complicata, nel senso che ti sei trovata quest'anno un'avversaria in più in Coppa del Mondo. Sì, forse ho sbagliato un po' io perché sono partita un po' troppo rilassata vedendo la fine dell'anno scorso che avevo buon margine e quindi non mi sono mai impegnata a lavorare particolarmente in quei punti un po' più tecnici come potrebbero essere i cambi o appunto a dover sempre lottare con qualcuno, quindi sono arrivata un po' impreparata. Poi sono partita un attimo a rilento e mi sono ripresa solo verso il fine di stagione che vabbè sono comunque contenta però un po' di amaro c'è. Di sicuro questa stagione mi ha aiutato per l'anno prossimo, cambierò categoria e quindi mi ha fatto bene avere un po' di lotta in più e speriamo di fare un bel salto l'anno prossimo per affrontare al meglio il passaggio di categoria. A proposito, quali sono le tue aspettative in vista della prossima stagione? Sei un pochino preoccupata, visto che, insomma, gareggerai anche contro Alba De Silvestro, per esempio. Sì, per fortuna c'è ancora la categoria Espoir a salvarmi un attimo, spero. Di certo un po' di preoccupazione c'è perché le gare si allungano parecchio e la concorrenza aumenta. Sono però contenta perché poter gareggiare e confrontarmi con le senior è di sicuro più stimolante e siamo più a fare le gare, diventa tutto molto più competitivo. Io non mi punto particolari obiettivi, però spero di far bene. Adesso quest'estate starò bella concentrata e mi allenerò come al solito e niente, poi sembra lunga l'estate, ma alla fine i mesi invernali sono già qua. Ecco, l'ultima cosa, in questa stagione è arrivato anche l'arruolamento, quindi quanto è stato importante per te? Molto. Forse per questo ultimo anno junior magari non sembra pesare così tanto, ma per il futuro, cioè per il mio futuro agonistico, so che è una grande opportunità perché potrò essere libera di allenarmi senza problemi e di sicuro sono contentissima e devo appunto ringraziare tantissimo il Centro Sportivo dell'Esercito perché so che ho una grande opportunità ed è un gran vantaggio e mi sento veramente fortunata ad essere qua adesso.